È stata inaugurata i giorni scorsi questa importante opera che si chiama Il Volo. Innanzitutto, perché questo titolo e qual è il suo significato? Allora, Il Volo è nato 30 anni fa, quando noi a casa lì stavamo scolpendo, avevamo cominciato la scalinata ed era già tutto un qualcosa di spirituale. Poi con Sergio, col mio maestro Sergio Carboni, abbiamo deciso, non so come, di realizzare questa cosa qui, Il Volo, le oche, ma perché avevamo dietro anche lo scrittore Fabio Tombari che ci parlava noi delle oche. Allora ne dovevo far 13, sono fatto sol e questa è venuta a finire qua. Qui fra l'altro ci troviamo in una splendida collina del Prelato. È un ambiente, l'ambiente suo, in poche parole. Io penso che l'arte deve essere all'aperto, a contatto con la gente, d'impatto, deve colloquiare con la natura. Arte e spiritualità. Arte e spiritualità, è tutto collegato. Fra l'altro lei ha scritto anche due righe proprio dedicato a questa opera. Due righe. Me l'ha scritta il mio carissimo amico Salvatore Mengaldo, che abbiamo studiato insieme a Venezia, e aveva scritto anche una poesia che poi l'ho fatta incidere giù a casa sopra una colonna di marmo, che è scritta L'attesa del demiurgo. Lui ha scritto questa poesia mentre io scolpivo e vedeva anche queste cose che nascevano man mano, e lui alla fine ha concluso così: Salgono nello spazio, nel tempo, gli uomini di cemento dall'anima fatta di vento. Salite senza paura e credete che soltanto l'amore salverà il mondo e l'umanità. E lui mi ha detto, ha dedicato questo libro dicendo: dedicato al caro amico scultore, al Ceo Pucci di Fano Benè, e alle sue opere simili a preghiere, materializzate con ferro e cemento, che dimostrano la sua grande fede nella vita e il suo profondo amore verso la creazione tutta, tutta. Fra l'altro, infatti, quest'opera è di cemento e di ferro. Sì, è fatto con i tondini di ferro, tondino da 6, poi rivestita di retina metallica, imbottita dietro di polistirolo, e poi sabbia e cemento, i materiali che usiamo nell'edilizia normalmente, poi rifinita con le pitture che resistono alle intemperie. Ecco il maestro Sergio Carboni, che cosa rappresenta per lei questa opera? Allora, inizio dall'altra parte. Sentirsi chiamato maestro, ricordato dopo 60 anni, è una cosa bellissima. Allora, il CEO continua a parlare, è stato il mio maestro, forse perché sono stato il primo e il primo amore, non si scorda mai. Dopo di me lui è partito per Venezia, ha studiato a Venezia, ha conosciuto i più grandi artisti, i più grandi personaggi del mondo dell'arte. Poi da lì è passato a Porto Marghese, poi è tornato qui a casa nostra, ha continuato alle sue opere, difatti questa è una delle ultime che penso che sia la più bella e spirituale che ha fatto, senza togliere niente alle altre. Ascolti, questa opera è visitabile? È visitabile, come no? Sì. Non sempre quando ci sono degli impegni degli eventi, ma sì, come no? Quindi si può venire in qualsiasi momento della giornata? Sono chiuso qui, si vede dall'alto, c'è una veduta bellissima. È stata messa qua in un punto proprio spirituale, dove Fabio Tombari, Valerio Volpini, tutti i grandi nostri amici, anche il regista Castellani, amanti di questi punti. A Teatrice Generale proprio lui dipingeva qui pronti a Montegiove. Qui vedete che è un punto. È proprio il punto adatto per questo volo dell'arte, della pace e delle cose. È bello un bel po'. Ricordi dove ci troviamo esattamente? Ci troviamo al Prelato, proprio all'incrocio fra. È un, come si chiama? Come le Bermude. In cima c'è Montegiove, di qua viene fuori un altro convento, e dall'altra parte qui c'è la chiesa del Prelato, che è una. È un punto bellissimo, e se venite a vedere i tramonti, mozzafiato, è una roba bellissima.